Buonasera a tutti, grazie per esservi iscritti, siamo davvero in tanti. Prima di introdurre l'ospite, che sicuramente non ha bisogno di, certo, di presentazioni, leggerò il disclaimer e poi farò una breve presentazione di TICMIL. Il disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità, nei limiti della legge, per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere nell'investimento iniziale. Assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Le caratteristiche principali di TICMIL: è un broker non dealing desk con commissioni tra le più basse del settore, spread a partire da zero. Abbiamo una forte regolamentazione della FCA UK e i fondi sono custoditi e segregati e assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, sono benvenuti tutti e tutte le strategie, expert advisor, strategie di arbitraggio e quant'altro. Non ci sono requote e l'ordine viene seguito al miglior prezzo disponibile, quindi c'è anche la possibilità di avere slippage positivi. Questo è garantito dalla nostra velocità di esecuzione pari a una media di 0,1 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Ci sono un'ampia gamma di mercati, tra cui il Forex, CFD sugli indici, come anche il nostro FTSE MIB, e da poco è stato aggiunto anche il Bitcoin. Diversi strumenti di trading per ausilio al trader, come AutoChartist, la WPS, il One Click Trading, e la demo è illimitata. Non ci sono costi su prelievi e depositi e c'è un interessante programma di partnership come Introducing Broker. Inoltre forniamo un'assistenza con una collaborazione esterna con un nostro commercialista di fiducia, dove i nostri clienti hanno uno sconto del 50% sulle tariffe applicate. Per info potete leggere l'email scritta in rosso dot.marcod@gmail.com. Ecco, questa è una breve panoramica dei nostri server sparsi per il mondo e questo è un confronto con un sito esterno, il famoso MyFXBook, dove potete vedere che le commissioni e gli spread di TICMIL sono tra i più bassi rispetto ad altri competitor. Questo è un altro sito esterno che elogia le caratteristiche appunto di TICMIL, essendo tra i broker più con commissioni e spread tra le più basse. Potete provare il nostro conto di trading, il nostro conto di punta, il conto Pro, aprendo un conto di benvenuto per chi non è ancora cliente, dove avrete 30 dollari sul conto, quindi non è richiesto nessun deposito. Per ulteriori informazioni potete scrivermi a giuseppe@ticmil.co.uk. Bene, io ho terminato con la presentazione del broker, adesso lascio la parola al nostro mega ospite di questa sera, Tony Cioli Puviani. Però prima di entrare nel vivo della strategia, vorrei chiederti, sfruttando poi la tua esperienza pluriennale sui mercati, quali secondo te devono essere le buone abitudini che un trader o anche un neofita devono assolutamente far proprie per approcciarsi a questo, mercato in continua evoluzione? Sì, senti, volevo capire anch'io come muovermi qui. Io sono inquadrato, funziona la webcam, mi si sente bene? Perché Sì, come io ti vedo? vedo. Allora, sulla webcam non è necessario perché nel senso io ti sento adesso bene, però nel caso non si dovesse poi sentire bene la tua voce, direi di toglierla, quindi vediamo un po' come. Per il momento anche in chat ho dei feedback dove si sente tranquillamente, quindi non so se Io tu vedi poi le sono. domande, te le leggo io. Va bene, non sono qui, io mi vedo qua inquadrato, non so se sono inquadrato per i spettatori. Va bene, allora, buonasera a tutti. Ecco, tanto qualcuno di voi già mi conosce. Bene, allora, la domanda mi sembra che mi hai chiesto è il neofita che si vuole approcciare a questo tipo di attività.
Sì, anche poi un trader che magari è un po' più, anche più esperto, però diciamo non ha trovato ancora la sua strada, diciamo, il suo modus operandi per approcciarsi a questi mercati che sono comunque in continua evoluzione. Va bene, allora, quello che il neofita, il principiante o chi si sta approcciando, secondo me, deve avere in testa, è la prima cosa che deve avere in testa, secondo me, è che i mercati sono imprevedibili. Non c'è verso di essere capaci di fare delle previsioni. Ma non mi riferisco solo a previsioni esatte, che è abbastanza intuibile che non si possa fare, ma io direi anche a previsioni spannometriche. Per cui questa è la prima cosa che io insegnerei a chi ha questo tipo di a chi si vuole approcciare al trading. Evidentemente anche consiglierei e direi, gli direi che non esiste quello che noi chiamiamo il cosiddetto sacro Graal, ovvero non è possibile avere delle formule o delle tecniche formalizzabili o formalizzate che ti consentono di avere delle garanzie di guadagnare in borsa. Questo bisogna che uno se lo metta in testa. Guadagnare in borsa può darsi che qualche tecnica formalizzata, seguita bene, studiata e approcciata con i criteri giusti, ti favorisca e ti aumenti le possibilità di guadagnare a fine anno o a fine periodo, ma non esiste un qualche cosa che ti dia la certezza che anche dopo un certo periodo guadagni. Questo si riflette, una volta ben intuito, sulla modestia operativa che bisogna avere quando si opera, perché se i mercati sono imprevedibili, nessuno deve avere delle idee fisse che poi portano a delle cattive conseguenze, ma i mercati sono imprevedibili, pertanto l'inaffidabilità dell'idea e del pensiero che uno può avere sui mercati, in qualsiasi modo se lo sia fatto, è un'arma vincente, non è assolutamente in difetto. Per cui, per ricapitolare, insomma, se i mercati sono imprevedibili, i mercati sono, non esistono tecniche per prevederli, necessariamente ci deve essere un alto grado di modestia e questa modestia deve essere riflessa nell'inaffidabilità. È tutto un circuito perché solo attraverso l'inaffidabilità, cioè il fatto di poter pensare la mattina in un modo e dopo 3 ore in un altro, e la incoerenza in questo caso è un grandissimo pregio. Poi un'ultima cosa, un consiglio che do sempre a chi inizia: chi vuole iniziare, secondo me, non deve avere l'idea di iniziare per farne una professione esclusiva. Chi inizia dice: bene, mi impegno, farò di tutto, studierò, studio, studio, studio. Cercherò di seguire i migliori maestri, mi impegnerò 17 ore al giorno, eccetera, e crede che grazie a questo impegno profuso e alla sua intelligenza, che magari ha già dimostrato in altri campi e in altre parti, possa guadagnare e decidere di fare una professione di questo, è una cosa che io sconsiglierei vivamente. Consiglierei invece di provare questo approccio, e siamo qui anche per questo, di cercare ovviamente di guadagnare con qualche cosa, non con esclusività professionale, e poi eventualmente sarà in grado dopo qualche periodo, ma almeno un paio d'anni, di capire, non di guadagnare, di capire se è in grado di poterne farne una professione. Questo deve essere chiaro per tutti. Non esiste la scuola o il modo per diventare trader professionista che è in grado di guadagnarsi tramite le sue operazioni un qualche cosa. Un'ultima cosa, consiglio anche eventualmente, perché non credo che tutti quelli che ci stanno ascoltando si vogliano approcciare, o almeno spero, solo per guadagnare e fare questo di lavoro. Anche un approccio, diciamo, più dilettantistico, senza
particolari pretese, io lo consiglio perché se uno non fa dei danni, cioè perde poco o addirittura riesce a fare pari o addirittura riesce a guadagnare qualche cosa, secondo me questo è uno sport intellettuale della mente molto molto positivo, per cui se uno lo fa in maniera sana, il trading è un qualche cosa che ti esercita l'intelletto, te lo mantiene vivace e è un ottimo hobby, diciamolo così, e in più ti costringe, se lo approcci il trading, almeno come lo approccio io, a essere attento a quello che succede in giro, essere attento alle news, essere attento agli avvenimenti economici, essere attenti agli avvenimenti geopolitici e fondamentalmente il fatto che uno abbia delle posizioni o voglia prendere delle posizioni ti costringe a fare quell'attenzione che culturalmente, se approcciato bene, ti può dare dei vantaggi intangibili dal punto di vista economico, ma sicuramente dal punto di vista della persona. Ok, perfetto Tony, ti ringrazio. Allora, c'è qualche domanda in merito, però più che altro una mia curiosità. So quindi che tu non operi seguendo dei canoni, diciamo, classici di operatività, ma c'è mai stato o hai mai provato uno specifico indicatore, oscillatore, anche, non so, agli inizi della tua carriera che poi hai abbandonato, oppure non hai mai operato con appunto indicatori tecnici come possono essere, non so, un RSI o una media mobile? Ah, io per indicatore conosco solo un piccolo paese in provincia d'Arezzo, vicino a Poppi, e questo so che vuol dire indicatore, una freccia, non lo so cosa sia, anche quelle cose in fondo le ho sentite nominare, ma non le conosco, non le conosco. E sono estremamente ignorante di queste cose qui e non è consiglio, anzi, a chi si approccia di impararle. Io purtroppo queste cose qui non le conosco, ma non ho mai avuto un particolare stimolo per conoscerle, perché ognuno ha la sua storia. Sono cose che purtroppo non sono agnostico, non posso neanche dire le ritengo utili, studiate, non ne so niente. Sono cose che non si usavano quando io facevo trading o operavo in borsa 20-25 anni fa e non ho mai ritenuto, non mi è mai capitato di doverle approcciare. E se qualcuno me le spiega, dopo 20 secondi mi nervosisco e non riesco a ascoltare. Per cui sono decisamente agnostico, conosco qualche termine così, so il concetto, però non ne uso nessuno in particolare. Ok, perfetto. Avrei ancora qualche altra domanda, però direi di passare magari a spiegare la strategia, della dissonanza. Se vuoi, puoi farci diciamo, non so, una panoramica e spiegare un po' qual è, diciamo, il tuo modus operandi, Sì, in modo così da vediamo. trasmettere qualcosa. Esatto. Ecco, diciamo con questa risposta magari si riesce a capire anche la risposta che ho dato precedentemente relativamente agli indicatori e agli oscillatori. Io credo, parto sempre quando faccio questo tipo di corsi, eccetera, con una frase di Cicerone, addirittura del primo secolo avanti Cristo, mi è capitato già alcune altre volte di dirla, che è Historia Magistra Vitae. La storia è anche il testimone dei tempi, diceva Cicerone nella sua opera De Oratore. Ma perché? Solo tramite le esperienze e la conoscenza di quello che è avvenuto storicamente si può capire delle dinamiche che altrimenti non hai modo di capire. Cerco di spiegarmi meglio. Quando tu mi hai chiesto usi oscillatori, indicatori, analisi tecnica, grafici o quello che vogliamo, non è che io non li usi
perché mi sono rifiutato, a parte che non esistevano, o se esistevano era una setta segreta che le utilizzasse nel 90, io ero uno studio di un agente di cambio, era anche procuratore, avevo anche un ruolo importante, l'ufficio studi studiava solo i bilanci delle aziende quotate, non esisteva neanche il future, per cui, e se c'erano delle newsletter ai clienti erano solo di carattere macroeconomico, per cui c'erano tutti i risultati relativamente agli Stati Uniti, alla Germania, import, export, bilancia di pagamenti, tassi di interesse, c'erano tutte queste notizie, ovviamente, politica monetaria. Molti dati venivano interpretati, non so, ecco, l'indice dei direttori di acquisto era importantissimo, no farm payroll, erano su queste cose noi basavamo le informazioni da dare ai clienti e la nostra operatività. Per cui formandomi in questo modo non ho mai avuto un interesse su determinate cose che non ho mai utilizzato e non ho certo, fortunatamente anche, buttato via 15 anni o 20 anni di esperienza per andare a approcciare un metodo che magari andrei ancora meglio, ma non mi interessa. Insomma, è come chiedere a uno che gioca, che fa ciclismo, di andare a giocare a calcio, proprio non mi interessa. Fatto sta che siccome sono nel circo mediatico da circa 3 anni e mezzo, 4 anni, ho ritenuto anche opportuno di cercare di formalizzare un qualche cosa che può essere utile secondo me a tutti e ho tante persone che hanno capito il concetto e che lo utilizzano, che è questa dissonanza o ricerca della dissonanza. È un articolo che si può trovare tranquillamente su internet, basta che uno scriva la ricerca della dissonanza, Toni Cioli-Cubiani, o basta che uno scriva e lo trova, salta fuori, tra derpelli, eccetera. Allora, detto questo, perché la storia? Perché per capirlo bisogna fare dei passaggi storici. Allora, nel 1990 o nel 1993, se uno operava, lo faceva anche in funzione di parametri che uno utilizzava quello che gli pareva, che non era però il doppio minimo, il doppio massimo o l'indicatore capo, e io non so un nome, o un indicatore di Bollinger. Ecco, diciamo questo qui, che questo lo conosco anch'io, Bollinger. Non era questa roba qui. Erano dei parametri oggettivi che avevano una grossa validità poi sui mercati finanziari, per cui il nostro scopo era quello di ottenere questo tipo di informazioni proprio per cercare di anticipare altri colleghi che poi queste informazioni, distribuendole successivamente, consentivano a noi che compravamo X, Y, Z o vendavamo, perché si poteva già shortare questo e quest'altro, di anticipare, grazie a questi dati, altri operatori. Questa era l'unica cosa, per cui l'informazione privilegiata, l'insider, il dato qualche ora prima o qualche giorno prima, il dato importante sul prodotto interno lordo dell'Italia, diciamo, o degli Stati Uniti, non ha importanza, era l'elemento unico su cui noi ci basavamo, per cui noi cercavamo valore e qualità della notizia di carattere fondamentale. Quando però poi ho cominciato a fare il trading online, e qui andiamo nel secondo blocco per cercare di capire, dobbiamo spiegarlo tutto, nel 1999-2000, gente come me che aveva già più di 10 anni di esperienza di borsa, anche di più, poi ho avuto sempre clienti di fronte, gente che giocava dalla mattina alla sera, per cui ho visto, avevo già tanta esperienza. Mettersi lì con un computer e con un mouse, schiacciare e cercare di anticipare altre persone era banale, perché noi cosa facevamo semplicemente? Eravamo un piccolo gruppo, decidevamo dei parametri molto semplici, poteva essere il FIB, perché il FIB già c'era nel 99 e nel 2000, poteva essere il DAX tedesco,
poteva essere lo Standard & Poor's, o poteva essere anche il Nasdaq, diciamo, o poteva essere l'euro-dollaro. Parametri molto importanti che erano correlati in maniera diretta o inversa, non ha importanza, a un sottostante che noi sceglievamo. Cerchiamo di capire questo passaggio. Per cui io magari seguivo l'STM e guardavo il Nasdaq. Un mio collega seguiva le generali e guardava il FIB. Qualcun altro seguiva la RAS e guardava il DAX, che magari era legato all'Allianz. E questo era il criterio. Ovviamente nei primi mesi o nei primi anni di operatività, chi aveva questo tipo di esperienza poteva facilmente anticipare gli avversari che erano ancora in banca o dall'autostrada a fare gli acquisti, cioè avevano 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 10 minuti di svantaggio rispetto a noi, che eravamo lì, sapevamo bene che cos'era un derivato e sapevamo con delle tecniche di buca e di scalping molto precise, molto anche banali una volta che si sanno, compravamo in base a questi indicatori. Ecco cosa sono gli indicatori per me, che erano banalissimi, il FIB, balzo del FIB, compravamo 100.000 TIM, eravamo già piazzati con ordine a revoca al tick successivo, eravamo capo panini, noi dicevamo, eravamo capi in acquisto e capi in vendita, diventavamo market maker di fatto in una certa situazione e non potevi sbagliare, questa era la nostra logica. Cosa succede nel tempo? Succede ovviamente che dove c'è il business, altre persone più forti, come tutto nella vita, si attrezzano e fanno anche loro le stesse cose, ma le fanno anche meglio di te perché magari hanno più soldi, hanno più tecnologia, hanno più skill in quelle cose che servivano. E dopo qualche mese o forse un anno o due, questa tecnica banale che vi ho appena raccontato non funzionava più perché arrivava quello che aveva il server magari a Londra o aveva già un processore che era capace a leggere il dato del FIB in maniera di qualche decimo di secondo più che un discrezionale riusciva a fare e ti faceva lui la stessa operazione che facevi tu in un secondo, lui ci metteva un decimo di secondo. Per cui quando andavi a colpire, attenzione, questo è il passaggio. Quando andavi a colpire il denaro, la lettera di un titolo, già il prezzo veniva incorporato, cioè il prezzo era già conseguenza di un altro acquisto precedente fatto da un processore, da una macchina o da uno più bravo che già ti aveva portato via il tick precedente. Ok? Il prezzo precedente. Allora, cosa succede nel tempo? Che via via poi sono partiti gli HFT, sono partite le macchinette, sono partite una serie di tecniche che sono esplose a partire dal 2006-2007 fino ad arrivare ai giorni nostri, hanno diminuito poi i livelli dei tick, sono solo macchinette. Tant'è vero che i dati ufficiali o ufficiosi, perché ufficiali non si saprà mai, danno sullo Standard & Poor's e sul DAX, ma probabilmente anche sul FIB, forse qualche cosa di meno, che i lotti negoziati su un indice come quello tedesco per l'80% rispetto al numero globale è di fatto comperato o venduto da una macchina. Ci siamo? E secondo vari criteri. Allora, quello che io sono riuscito a fare e a capire, e invito, ed è possibile, però ci vuole un po' di esperienza e un po' di sensibilità a fare agli altri, è quello di non cercare di fare le cose banali, le cose più logiche, le cose più scontate. Se ad esempio alla televisione uno guarda, attenzione, al Senato è passata la legge per la legge fiscale di Trump, andiamo a comprare perché vedi un qualche cosa, magari hai la notizia in 10 secondi, 15 secondi. Cercare di colpire uno Standard & Poor's in base a questa cosa qui, evidentemente ha nel lungo periodo poca probabilità di essere produttiva, perché tu vai a fare un qualche cosa che qualcuno più forte, più capace delle macchine ha già fatto perché ha dei dispositivi di informazione sicuramente
migliori dei tuoi, che sei un discrezionale lì col mouse in mano. E quando vai a fare la cosa banale, probabilmente vai già a comprare un qualche cosa che ti va a vendere chi ti ha anticipato. Ecco il ruolo delle macchinette. Questo è quello che bisogna capire. Per cui non è che non puoi più guadagnare a quel punto, ma il livello probabilistico di guadagnare è sostanzialmente un pesta e croce. Se sei fortunato, te la giochi alla pari, non hai più un vantaggio competitivo perché hai la notizia e credi di trovarti un DAX o uno Standard & Poor's al prezzo perché tu hai capito. Oppure, peggio ancora, andare a vedere le correlazioni classiche, che sono sempre di meno, ma che esistono. Oro, sale l'oro, borse brutte, un altro esempio, scende, si rafforza l'euro, DAX diventa brutto, dollaro è forte, DAX diventa bello. Per carità, è tutto vero, questo ancora succede, anzi DAX, secondo me, DAX, euro e dollaro sono molto correlati, cioè la forza dell'euro spaventa il DAX e viceversa, si vede tranquillamente a occhio. Ma lo scalping, cercare di guardare ad esempio la forza dell'euro per andare a shortare il DAX con l'occhio lì così non serve a niente perché qualcheduno fa già il lavoro che deve essere fatto in maniera automatica quando tu lo vedi, per cui tu vai a solo contribuire ai suoi guadagni. Poi magari la sorte ti dice che il trend continua nella maniera che hai impostato te e puoi guadagnare benissimo. Allora, cos'è questa tecnica? Sulla scorta di quello che ho detto, che non sono parole gratuite, bisogna cercare di capire che quando le macchine, che quando succede un qualche cosa in borsa, è coerente con quello che è l'idea globale del mercato, per cui se c'è la riforma fiscale di Trump, tutto sale benissimo. Se c'è il dollaro forte, il DAX che migliora, il DAX sale, benissimo. Se c'è un evento catastrofico e scende, benissimo. Se la Yellen improvvisamente aumenta il tasso di interesse del dollaro, il tasso di interesse della Fed e il dollaro sale, benissimo. Te non agire. Cioè, qua, ecco, non cerchiamo di fare le cose più banali e più logiche da fare, tipo anche oggi, bene, c'è la riforma fiscale, sta andando in porto 12 a 11, il DAX stamattina è arrivato a 200, però poi nel pomeriggio ha perso 150 punti. Allora, se tu non puoi più fare questo, io sono tecniche di scalping discrezionale, attenzione. Io non è che sto facendo un webinar per chi ha le macchine, i processori o le macchinette. Le macchinette invece, ovviamente, con la massima rapidità se ne fregano, loro cercano di comprare un qualche cosa che si può comprare in base a dei parametri correlati e anticipano in un millesimo di secondo la volontà umana e ovviamente poi si rimettono immediatamente a vendere dopo qualche secondo o qualche decimo di secondo a chi percepisce questo in maniera discrezionale. Ecco, siccome noi non lo possiamo fare, cerchiamo invece di adoperare la nostra intelligenza nel capire che questo tipo di logica può portare a, ecco la dissonanza, a un vantaggio anche per il discrezionale, cioè cerchiamo di giocare di rimessa su quello che fanno gli altri in automatizzazione. Allora, poniamo il caso che improvvisamente, succede spessissimo, ci sia il DAX che parte e fa 20-30 punti di rally positivo, il DAX da 13.120, pum, in 10 secondi va a 13.150. Ecco, questo fatto che il DAX abbia fatto sicuramente tra le varie macchinette in giro farà sì che qualcheduno, qualcheduna, qualche macchinetta compri qualche FIB per forza, cioè non è che è quello il gioco, cioè non è che le macchine siano intelligenti, le macchine sono intelligenti chi le programma, però
cui c'è proprio una correlazione diretta tra DAX e FIBI in media, o tra Standard & Poor's e DAX. Ovviamente il DAX, i fibisti guardano il DAX guarda lo Standard & Poor's. L'Italia non è che il tedesco è lì che guarda il FIBA, bisogna anche avere capire qual è il parametro più importante, noi dobbiamo seguire quello più importante. Se uno opera sul DAX deve guardare l'euro-dollaro, ma se uno opera sul FIB deve guardare il DAX, se uno opera sull'ENI deve guardare il FIB, cioè tutto va concepito anche questo. Comunque, fatto sta che noi dobbiamo essere capaci di capire che quando c'è una correlazione classica, DAX-FIB mi sta benissimo, e non c'è una risposta del FIB rispetto ai quei 30 punti famosi del gap, cioè del DAX, chiedo scusa, ecco, non è proprio quello che si dice, uno dice sta sottoperformando o c'è una debolezza relativa. Questo, la debolezza relativa magari si può vedere in qualche ora, ma nella fase contingente, infatti è una tecnica di scalpi, qualora ci sia una sparata di 30 punti, evidentemente è implicito, per quello che ho detto prima e per tutte le storie che ho raccontato prima, che ci sono un sacco di macchinette, ma io le vedo anche a occhio, che vengono a comprare sul book dei FIB. Ma si vede, se voi vedete una sparata del DAX, voi guardate il FIB e vedete delle macchinette che mangiano dei FIB, non so, a 12.440. Poi il DAX continua a salire e vedi sempre 12.440, queste macchinette bum 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 che comprano a 12, a un determinato prezzo. Quando, malgrado la sparata, il prezzo sostanzialmente rimane lì, vuol dire che la mano o l'esigenza di un fondo discrezionale, ad esempio, abbia di fatto approfittato dello slancio del gap del DAX per vendere discrezionalmente dei FIB. Allora, vuol dire poi, siccome che in quel momento lì sia operatori discrezionali sia operatori con le macchinette, che non sono, io li conosco, non sono tutte quelle persone tremende che voi potete immaginare, sono gente come noi, normalissima, che si fa un programmino, si diverte e compra sui parametri che decide lui. Ecco, queste persone, quando c'è un forte rialzo del DAX e il FIB rimane lì, vuol dire che qualche manoforte ha aggiunto altri 100 contratti agli acquisti e questi qui si trovano in mano una centinaia di FIB che dicono: caspita, noi siamo arrivati per primi. Il DAX ha fatto 30 punti, abbiamo comprato il FIBA addirittura al prezzo del DAX di 30 punti fa e noi rimaniamo circa lo stesso prezzo. Questa è un'indicazione di breve periodo che sta a significare che c'è qualcuno long che nel giro di 10, 20, 5 minuti dovrà risvolognare il proprio long. Evidentemente, se uno agisce di rimessa in quel modo lì, potrebbe mettersi lui a vendere anche lui, malgrado il colpo del DAX, a mettersi a vendere lui anche il FIB. Ecco, per cui un esempio di dissonanza è proprio questo qui. Spero di essere stato chiaro. Un altro esempio che forse può essere ancora più chiaro di tutti è quello che succede spessissimo. L'euro-dollaro è chiarissimo. A me piace da morire l'euro-dollaro perché lo reputo il contratto dei contratti e il mercato più efficiente e più diabolico che esista al mondo tra tutti i mercati, perché il prezzo ha dei movimenti stranissimi, sempre fuori logica, ma alla fine si capisce sempre tutto. Ma perché? Perché un grosso operatore di un hedge fund, non so, pensiamo a Ray Dalio. Ecco, uno che fa così, uno che deve comprare dei miliardi di strumenti, dei milioni di dollari di strumenti, non è che lo compra perché il Senato ha vinto 12-11 o perché c'è stato un movimentino che la Yellen ha alzato il tasso, allora quello lì, l'hedge fund, il miliardario, arriva lì, compra perché ha visto
ovviamente, il rialzo della Yellen, allora dice i tassi sono più alti, il dollaro si apprezzerà. Non le fanno questi ragionamenti qui. Non li fanno. Questi fanno dei ragionamenti non di ordine tattico, ma strategico, e vanno ad acquisire i loro strumenti finanziari scelti proprio nei momenti in cui vengono svenduti. Perché se io voglio andare a comprare gli investiti, li compra i saldi. E chi vuole comprare l'euro-dollaro, ad esempio, il momento più bello è quello di comprarlo, l'euro long, nel momento in cui ci sono tutti i presupposti perché te lo diano scontato, un aumento dei tassi della Fed, ad esempio. Cosa voglio dire? 10 giorni fa, lì l'ho preso abbastanza bene, c'è stata una situazione molto interessante, perché a un certo punto la Merkel, è un lunedì, la Merkel dice: attenzione, non ci abbiamo più il governo. Il tipo dei liberali, Lindner, dice: attenzione, noi non faremo più la coalizione con la Germania. E improvvisamente poi c'era anche delle dichiarazioni, c'era stato il Beige Book o i risultati della Fed, le minute della Fed, che davano al 99% imminente il prossimo aumento dei tassi alla prossima riunione di dicembre. Per cui tutto sembra, caspita, non c'è il governo della Germania, il dollaro si dà per certo dalle minute che verranno alzati i tassi. Beh, quel giorno lì, durante il pieno della crisi tedesca, che non si sapeva neanche, l'euro da 1,1740 va a 1,1780, 1,1790, 1,18. Beh, ma questo 10 giorni fa. Ecco, questa cosa voleva dire? Voleva dire che gli operatori tosti, anziché guardare queste notiziole che durano lo spazio di un mattino, che il tasso Fed venga aumentato, si sa da, io ci sono delle mie interviste da gennaio del 2017 che a dicembre si fa l'aumento del tasso. Queste persone qui evidentemente vanno a cercare di acquisire in contro notizia un qualche cosa. E poi dopo si è visto che l'euro-dollaro è arrivato 1,1960. Poi ovviamente esaurisce il compito di quello che dovevano fare. Loro si fanno due figure, magari mollano un attimo, il mercato retragisce e via così. Allora è successo anche a marzo del 2017 che la Yellen, quando era 1,04 l'euro-dollaro, basta leggere poi Facebook è la cosa più bella, altro che indicatori. Con Facebook basta leggere le persone arroganti che dicono: ma caspita, il dollaro rende l'1,5%, l'euro ha i tassi negativi, qui si va per forza alla parità, 90 centesimi, e più c'è arroganza, più supponenze, più la logica scontata viene espressa anche sui social network, più l'insacco successivo è evidente, perché quello che quando succede, quando dovrebbe succedere un qualche cosa e non succede, è il più grosso segnale di vendita o di acquisto. Ecco, questa è la dissonanza. Non so, io spero, tanto se c'è il filmato, che si capisca. Comunque c'è il testo, secondo me potrei finire qui, insomma. Ok, perfetto Tony. Quindi se ho capito bene, allora diciamo che il pilastro fondamentale è identificare un market mover che possa poi generare una reazione da parte degli operatori di mercato. Non so se tu vedi il mio monitor, ma perché anche in chat mi stanno chiedendo un po' di esempi operativi. Io ho postato, c'è il DAX e il FTSE MIB come grafici, non so se li vedi sul grafico a un minuto. Certo. Ad esempio, questa discesa di oggi verso, allora qui l'orario del server era alle 17:13, quindi intorno alle 16, che se non sbaglio è dovuto dopo a una news sui mercati e anche in prossimità della testimonianza della Fed, della Yellen. Allora, il DAX qui è partito a rotta di collo con questo, diciamo, questa discesa. Con questo tipo di dissonanza, tu la vedi dal book o riesci anche a identificarla diciamo, dal grafico stesso? O No, il no, no. punto fondamentale è vederlo sul
sul book, nel senso il FuzzyMib deve seguire il DAX, no? Perché magari il DAX è lo strumento più usato rispetto al FuzzyMib. Il DAX parte con queste tre candele forti di alta volatilità. Io, in base a questo, entro short sul FuzzyMib, aspetto di vedere qualcosa sul book, mi devo guardare qualche livello, magari, non so, qualche livello importante come può essere un 22.350 o questi, diciamo, questi valori che vengono guardati di più dagli operatori. Non so se è chiara la domanda. Abbastanza. Dunque, io adesso il movimento è chiaro che non è che tutti i movimenti che avvengono, anzi, direi che il 75-80% dei movimenti che avvengono, avvengono con una logica per la quale noi non ci possiamo fare niente. Cioè, se a un certo punto va giù il FIB, va giù il DAX, anche il nostro FIB probabilmente ha cominciato a rotolare contestualmente. Cioè, nel caso di oggi, che ho seguito abbastanza bene, non è che ci fosse stato un segnale particolare. Adesso non ho bene i dati finali, ma grosso modo la discesa ha coinvolto leggermente in anticipo è partito il DAX. E poi a un certo punto ha mollato anche il FIB. In questo caso non è che uno potesse utilizzare la mia tecnica, cioè non è che ogni movimento è individuabile, hai capito? Probabilmente, poteva, ecco, perché poi la mia tecnica è di scalping o no? Io onestamente, poi fortunatamente ci sono i filmati, sono sulla mia bacheca, e io stamattina in diretta con tante persone, c'è cioè il filmato, mi sono proclamato pessimista sul DAX, l'ho spiegato perché bene o male, dico almeno che non si festeggi tutto il giorno, tutti i giorni, sta riforma fiscale di Trump. Probabilmente oggi arriverà un realizzo, o gli Stati Uniti, basta che non facciano più 0,50, sul DAX arriverà uno storno. Allora, io questo l'ho identificato, lì è ben spiegato nei filmati, tramite una logica di mercati che vedeva ieri il DAX in partenza molto brutto, perché il DAX è arrivato a 12,960 tranquillamente, con dei picchi di volatilità importantissimi, violenti, molto più violenti dei rialzi, per quello che a me non piace adesso il DAX, perché quando vedi che in 20 secondi o in 50 secondi perdono 30 punti e poi vedi che c'è il recupero, ma fatto in una modalità più da traderino, più da mercatino che aspetta il prezzo ghiotto per poi farsi insaccare, ecco, questo è il modo con cui ragiono io. Nel caso di oggi, secondo me, una volta constatato che si rimaneva col DAX, ad esempio, a 150, 160, 150, uno ci doveva provare, però non c'è stato un segnale particolare. Neanche, è stato anche coerente il dollaro, c'è stato un recuperino dell'euro, un recuperino dell'euro e loro sono scesi a giocare allo stesso livello identico di ieri, ore 16, prima del dato di Trump che aveva vinto alla commissione del Senato 12 a 11 la storia lì della riforma fiscale. Ecco. Questo volevo dire. Ok, io direi di lasciare un po' di spazio alle domande perché ne vedo diverse. Allora, c'è qualche differenza di operatività rispetto alla volatilità dello strumento, oppure bisogna lavorare solo con bassa volatilità? Io non uso strumenti per guardare la volatilità, però se uno non, perché la guarda a occhio, cioè si vede benissimo, cioè io anche quelli che stanno lì, probabilmente io guardo due o tre cose, per cui capire la volatilità non ho bisogno di strumenti, cioè uno vede lì, si capisce dopo 20 secondi se c'è della volatilità o no, uno che opera in borsa da tempo, insomma non c'è bisogno del misuratore.
La volatilità è importantissima e per due motivi. Prima perché ti aumenta il parametro di rischio e con una volatilità 2 uno deve usare mezza size rispetto a quello che fa con volatilità 1. E questo è money management, perché per ovvi motivi. E poi anche deve raddoppiare il livello classico di stop. Se uno con ampia volatilità si mette a fare dei DAX con 13, 12, 18 punti, secondo me è destinata all'insacco, perché già c'è la psiche che ti fa dare, che vuoi sempre avere quel segnalino di inversione, e sono già quei 10, 12 punti che ti fregano se non giochi contro trend puro. In più c'è lo stop, che c'è questi spike continui di 20 punti ogni 5 minuti, uno è destinato a perdere, secondo me. Per cui, per rispondere alla domanda, la volatilità è importante sia come size da impiegare, raddoppio, triplichi gli stop loss, e l'altro presupposto è importante perché, secondo me, ma qui forse non mi invento niente, il processo di fare i punti, cioè la volatilità su candela 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, per cui la candela rossa o la candela verde che sia, deve essere ben esaminata in questo caso, e dove c'è una perdita rapida di punteggi o un guadagno rapido di punteggi nella stessa unità, nello stesso time frame, questo può essere un segnale. Per cui, per essere chiaro, perché giustamente vogliono gli esempi, chi ha osservato oggi il DAX, ma l'ho osservato anche ieri, si è visto chiaramente che le ciabattate che hanno dato ieri, a un certo punto ieri valeva 13.014, 13.060, uno fa 13.40, 13.20, 13, 9.60 fatto, e poi gruppi di avari continuano e comprano, 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 comprano in periodi di tempi molto, molto più dilatati. Cioè, sostanzialmente, se uno a caso tira una monetina e guardava il DAX tra ieri e oggi e si metteva lì 3 minuti, aveva molte probabilità che quei 3 minuti lì lo vedeva sempre salire. Lo vedeva sempre salire. Il DAX uno lo guarda, va sempre su. Però sostanzialmente da ieri pomeriggio o da ieri mattina al valore di oggi, lo vedo che vale 13,50, il DAX non si è mosso. Però va sempre su, cioè temporalmente va sempre su, è processo inverso. Per cui cosa vuol dire? Che le botte importanti, quelle massacranti, sono date dai ribassisti in questo momento. Oppure la paura dei rialzisti è tanta, per cui a ogni carambola importante sono pronti a mollare le posizioni per poi magari andarsene a riprendere subito dopo. Ecco, e questo io non so gli indicatori, non so queste cose, però questo qui è evidente, cioè la qualità del movimento e la ciabattata, io la chiamo ciabattata, in su o in giù, la rapidità con cui si fanno i 25 punti, se improvvisamente io sono lì e vedo, adesso poi sta impazzendo il DAX, però diciamo in giorni normali, un movimento di 6 punti, 7 punti nel giro di 2 secondi, per me è un elemento di forza se sale di acquisto o se scende di vendita, che prima o poi te la vai a rivedere. Ecco, in questo momento, per essere chiaro anche qui, il DAX ha dato molte dimostrazioni di violenza nei ribassi, un po' meno nei rialzi, cioè saliva sempre ma in maniera delicata. Ecco, per cui ieri poi c'è stata questa storia dei nuovi record degli Stati Uniti d'America, questa storia di tutto, e evidentemente il DAX è riuscito a resistere agli attacchi speculativi ribassisti, perché ricordiamo che poi la Germania non ha ancora il governo dopo le elezioni del 22 settembre, ha resistito tranquillamente, ma con Standard & Poor's, Nasdaq e Dow Jones che erano là sulla Luna. Ok, allora, Tony, tu hai tempo per un altro paio di domande, oppure... No, no, vai tranquillo, dai. Allora, mi chiedono se la dissonanza va ricercata, in correlazione tipica o atipica, e se, nel caso dovesse andarti contro una posizione,
vai a mediare oppure usi lo stop loss? Va bene. Allora, la dissonanza, oddio, tipica, forse era diretta indiretta, o inversa, diretta inversa, tipica, faccio fatica a capirlo. Cioè, secondo me lui voleva dire la dissonanza la uso Sincronicità. nelle correlazioni dirette o anche nelle correlazioni inverse. No, va benissimo anche la correlazione inversa. Vedere l'oro, faccio un altro esempio, sempre a 1.300 con le borse. E l'euro anche, vabbè, l'euro forte lo giustifica, però con le borse ai massimi storici, parlo delle tre americane, col DAX sempre sopra i 13.000 punti, che era inimmaginabile, eccetera. Questa è una sorta di lungo periodo di dissonanza, perché abbiamo detto per degli anni che l'oro con le borse forti viene svilito, abbiamo detto per degli anni che i tassi negativi o i tassi a zero deprezzano. No, in quel caso, no, in quel caso, esatto, che il Bund sostanzialmente va in maniera correlata con l'oro, e cerchiamo invece di capire com'è la situazione. Allora, se le borse continuano a salire e l'oro mantiene i 1.300 euro all'oncia, questa è una dissonanza, perché non si è perso tutta quella che era la correlazione tra borse e non borse. Ecco, per cui, per rispondere, in questo caso abbiamo avuto una correlazione in mezzo. L'oro è correlato borse salgono, l'oro doveva scendere. In questo caso l'oro non scende. Ecco che secondo me l'oro rimane un asset che rimane strategicamente importantissimo per qualsiasi portafoglio e destinato a salire. Ok, perfetto. Allora, ho altre domande da farti, però direi. Vabbè, dai, fammi due, intanto. Allora, come fai? Aspetta che l'ho persa. Come fai a conciliare la dissonanza con tecniche di lungo periodo? Però tu hai detto di essere uno scalper. E No, poi. no, io faccio tutto. Ah, No, ok, no, non quindi è riesci che... comunque. Beh, io faccio anche previsioni di lungo periodo, non ho operazioni di lungo periodo. Diciamo che il concetto, allora, io il Scusa Tony se ti concetto... interrompo per collegarmi alla domanda, ti chiedono anche un po' un tuo punto di vista sul lungo periodo, sul FTSE MIB, come la vedi sul FTSE MIB. Benissimo, allora, dissonanza... È una tecnica di scalping di breve periodo. Se guardiamo i movimenti di un parametro importante rispetto a un parametro correlato direttamente o inversamente, non ha importanza. Non ha importanza. Ad esempio, anche Eni e petrolio. Eni e petrolio sono molto correlati. Adesso petrolio si muove in maniera più strana, ma sono correlati. Per cui all'assenza di un movimento correlato di uno strumento dei due, evidentemente l'altro ha del buono da guadagnare o ha da rimetterci. Questo per dirti il breve. Nel lungo, i ragionamenti li ho appena fatti fino a questo momento, ad esempio quello dell'oro con le borse alte, l'oro che rimane in posizione, quello dell'euro-dollaro con il differenziale dei tassi di interesse a vantaggio del dollaro, questa parità che si doveva sempre vedere, alla fine siamo a 1. Per quello che riguarda me, un'altra domanda che è sul gruppo, io considero indice FTSE MIB insieme al Nikkei giapponese, i due indici mondiali con maggiore possibilità di upside. Per cui i più belli, ovviamente parliamo per il 2019, cioè faremo i conti nel 2019, cioè dovrebbero secondo me sovraperformare gli altri indici. Perché? Perché ritengo che le politiche espansive delle banche centrali, europee in particolare, continuerà anche per tutto l'anno prossimo, i tassi rimarranno bassissimi e necessariamente si andrà a scovare del valore su un'economia come quella italiana, ma anche quella giapponese,
quella giapponese ancora meglio, che sta dando dei risultati concreti in termini fondamentali, oggettivi Istat, quali gli aumenti del prodotto interno lordo, l'Italia è 11 trimestri che li fa, Giappone è ancora meglio di noi, e in maniera esasperata, visto che si comprano tutto a prezzi strazzati, Bitcoin a 11.000 dollari, può darsi che qualcuno, se le elezioni politiche non creeranno dei disastri e si comincia a migliorare anche da questa situazione, l'Italia ha un potenziale di upside enorme. Questo io penso sul FTSE MIB. È chiaro che, essendo io attaccato alle mie logiche fondamentali, dobbiamo sperare che la situazione continui su questo piccolo miglioramento che stiamo facendo. Ottimo. Allora Tony, io direi di chiudere perché ci sono altre domande, però ne sono davvero tante, quindi per il momento chiudiamo qui. Allora, saluto tra l'altro Giuseppe Roccasalvo, ti saluta Tony. Ci chiedono dove poterti appunto vedere se hai degli interventi che farai nella prossima settimana. Dice me? Sì. Gli Se hai interventi? sì, interventi in programma, non so sulle fonti o su altri. Va bene, sì, lunedì sono sempre le fonti finché mi chiamano alle 15.30 e poi niente, no niente, Perfetto. no, me Quindi faccio per trading. contattarti su Facebook, giusto? Sì, meno Ok, possibile, meno possibile. meno possibile. Perfetto, perfetto. Vabbè. Grazie Tony per questo interessantissimo webinar, grazie a tutti per la partecipazione e vi auguro buona serata e come sempre buon trading. Grazie a tutte le persone che mi fa piacere vederli qui, sono rimaste tutte come al punto di partenza, per cui complimenti ai partecipanti e buona cena. Complimenti a te Tony, buonasera. Grazie Ciao. a tutti.